Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento. Oggi parliamo di una cosa molto tecnica che però è di vitale importanza per la sopravvivenza del nostro Servizio Sanitario Nazionale, quindi è giusto che sia a conoscenza del più ampio numero di persone possibile. Mi sto riferendo al payback sui dispositivi medici. Ma che cos'è questo payback, direte voi? Avete forse distrattamente letto qualcosa sui giornali, ma giustamente solo gli addetti ai lavori, e nemmeno tutti a onor del vero, ne sanno qualcosa e sono interessati al problema che invece riguarda davvero tutti noi, perché in sintesi questa potrebbe essere, come ho anticipato, la tomba del Servizio Sanitario Nazionale. Cerco di spiegarvi perché. Iniziamo col dire cosa sono i dispositivi medici e che cosa è questo payback. Tralasciando le complesse distinzioni di legge, i dispositivi medici sono una categoria vastissima di prodotti che entra nella pratica quotidiana della professione medica. Per capirci, dai guanti ai cerotti, dai fili di sutura alle sacche per il sangue, dalle apparecchiature radiologiche tipo tacco, risonanze magnetiche, alle protesi impiantabili come stent coronarici, pacemaker, protesi vascolari o ortopediche o quelle che utilizzo io nelle ricostruzioni mammarie. Praticamente il mondo intero della sanità, tolti i farmaci. Il payback invece è un meccanismo ideato con lo scopo di fronteggiare l'aumento della spesa sanitaria pubblica, scopo certamente nobile a patto che la soluzione fosse stata pensata meglio. Entra in atto quando le regioni sforano i tetti di spesa sanitari preventivati di anno in anno, quindi diciamo praticamente sempre. Questo meccanismo, aggiungo in maniera perversa, chiama in causa tutte le imprese che hanno fornito i dispositivi medici per ripianare, nella misura del 50% rispetto alla parte di competenza, lo scostamento dal tetto di spesa stabilito. L'altro 50% lo copre la regione. Il payback sui dispositivi medici è stato introdotto nella finanziaria del 2015 ed è rimasto bloccato per 7 anni per mancanza dei decreti attuativi, che sono stati licenziati solo lo scorso 15 settembre. Quindi, dal prossimo gennaio, le aziende fornitrici saranno chiamate a ripianare gli sforamenti della spesa fatta dalla regione, ma udite udite, lo saranno anche in modo retroattivo, precisamente proprio dal 2015, anno dell'approvazione in finanziaria del meccanismo di payback. Ora, sorvolando sulla retroattività, che con definizione estremamente bonaria è un malcostume indecente tutto italiano, guardiamo praticamente cosa accade con l'applicazione del payback al mercato. Un'azienda si aggiudica la fornitura del proprio dispositivo ad un ospedale attraverso la partecipazione ad una gara pubblica ad un prezzo, che logicamente è molto basso, che è stato fissato dal committente, cioè dalla ASL stessa, ritenuto evidentemente congruo da ambo le parti. Ora, la ASL sfora rispetto al preventivo di spesa e chiede indietro all'azienda, che ha invece rispettato tutti i propri doveri, il 50% di questo sforamento. Cioè, io ASL sbaglio e chiedo a te fornitore di coprire il 50% del mio errore. E ve lo spiego più semplice. Acquisto una casa e devo fare la ristrutturazione, quindi lavori di demolizione e di edificazione, impianto elettrico, impianto idraulico, infissi, e stabilisco per il tutto un budget di spesa e per non avere sorprese faccio una gara fra le ditte per appaltare i vari capitoli di lavoro. In corso d'opera chiedo poi dei lavori aggiuntivi alle varie ditte che sono in cantiere perché mi sono reso conto di avere altre necessità e alla fine realizzo di aver fatto male i conti e di aver sforato sul mio budget preventivo. A quel punto dico alle varie ditte che quei lavori in più, visto che il mio preventivo è stato sforato, li paghiamo metà per uno. Ma come la vedete? Ma capite la follia? Aggiungo due particolari. Il primo è che i margini di utili di qualsiasi azienda che vende dispositivi medici, essendosi aggiudicata una gara a prezzi ridottissimi, sono enormemente inferiori al 50% dell'incasso e quindi non solo l'azienda azzera i guadagni, ma addirittura va in remissione. La seconda è che le regioni pagano mediamente con tempi variabili da mesi ad anni, ma per il payback pretendono l'incasso immediato che effettuano con il prelevo forzoso del dovuto, sottraendolo cioè immediatamente a quanto avrebbero dovuto pagare alle aziende. Come lo vogliamo definire questo provvedimento? Sconsiderato, folle, iniquo? E che cosa accadrà? Beh, questo è facile prevederlo. Le piccole aziende falliranno, non hanno alcuna possibilità di sopravvivenza. Le altre, invece, quelle grandi, sopravviveranno e metteranno in bilancio una perdita, ma dal momento che le grandi aziende sono tutte delle multinazionali, decideranno di abbandonare il mercato italiano perché nessuna di loro, a queste regole di ingaggio, sarà più interessata a fornire nemmeno una spilla al Servizio Sanitario Nazionale Italiano e quindi alla scadenza della gara,
perché sappiate bene che sino a quel momento sono obbligati per legge a fornire, pena la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Alla scadenza della gara, dicevo, non si presenteranno più a quelle successive, mandandole deserte. Questo significa che il Servizio Sanitario Nazionale con il payback è ufficialmente morto. La sanità pubblica non sarà più in condizione, non dico di essere competitiva, pensate ad esempio che nessuna nuova tecnologia sarà più disponibile, ma non sarà nemmeno in grado di fornire un servizio sanitario degno di un paese civile. Il ministro Schillaci conosce molto bene il problema, chi purtroppo lo conosce meno bene perché fa un altro lavoro è il ministro Giorgetti, e il mio appello accorato è a lui, e lo faccio da primario di un istituto dei tumori che lavora nella sanità pubblica da sempre. Ministro Giorgetti, le faccio innanzitutto una domanda: ma perché essere ricordato come colui che ha distrutto il Servizio Sanitario Nazionale affiancando il suo nome ad una norma che non è stata ideata da lei, non è stata sostenuta da lei e i cui decreti attuativi sono stati pubblicati prima della sua nomina a Ministro dell'Economia e delle Finanze? Sarebbe un atto masochistico. Le chiedo poi di parlare con il Ministro della Sanità, si faccia spiegare nei dettagli cosa significa applicare il payback e metta in atto tutti i provvedimenti che servono a cancellarlo, prima che sia il payback a cancellare il Servizio Sanitario Nazionale. Buongiorno a tutti e arrivederci al prossimo video.